Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Primo quaderno. Paragrafi 387-394. Massime generali. Sarebbe molto brutto se una suora cercasse sollievo nella sofferenza. Ecco quello che ha fatto la grazia e la meditazione del più grande criminale. Colui che muore ha un grande amore. Ricordati di me quando sarai in paradiso. Il pentimento sincero trasforma immediatamente un'anima. La vita spirituale va praticata con serietà e sincerità. L'amore deve essere reciproco. Dato che il Signore Gesù per me ha bevuto il fiele fino in fondo, io, sua sposa, per dimostrargli il mio amore, accetterò tutte le amarezze. Chi sa perdonare si prepara molte grazie da parte del Signore. Ogni volta che guarderò la croce, perdonerò sinceramente. L'unione con le anime l'abbiamo ottenuta nel Santo Battesimo. La morte rafforza l'amore. Devo essere sempre d'aiuto per gli altri. Se sarò una buona religiosa, sarò utile non solo alla congregazione, ma anche a tutta la patria. Il Signore Dio concede le grazie in due modi: con le ispirazioni e con le illuminazioni. Se chiediamo una grazia, il Dio ce la dà, ma dobbiamo volerla accettare. Ma per accettarla occorre abnegazione. L'amore non è fatto di parole né di sentimenti, ma di azioni. È un atto della volontà, è un dono, cioè una donazione. L'intelletto, la volontà ed il cuore, ecco le tre facoltà che dobbiamo esercitare durante la preghiera. Risorgerò in Gesù, ma prima debbo vivere in Lui. Se non mi distacco dalla croce, allora si manifesterà in me il Vangelo. Tutte le mie insufficienze le colma in me Gesù con la sua grazia, che agisce incessantemente. La Santissima Trinità mi trasmette la sua vita abbondantemente col dono dello Spirito Santo. Le tre persone divine dimorano in me. Se Dio ama, lo fa con tutto se stesso, con tutta la potenza del suo essere. Se Dio mi ha amato a questo modo, come devo corrispondere io a questo, io, la sua sposa? Durante una predica Gesù mi disse: «Nel piccolo grappolo scelto, tu sei il dolce acino. Desidero che il succo che circola in te venga trasmesso alle altre anime». Durante la rinnovazione dei voti vidi Gesù dal lato dell'epistola, con una veste bianca ed una cintura d'oro, ed in mano teneva una spada terribile. Durò fino al momento in cui le suore cominciarono a rinnovare i voti. All'improvviso vidi un bagliore inimmaginabile. Davanti a quel bagliore
vide un piatto formato da una nuvola bianca a forma di bilancia. In quel momento Gesù si avvicinò e pose la spada su di un piatto, e questo con tutto quel peso si abbassò fino a terra. Per poco non la toccò completamente. Proprio allora le suore finirono di rinnovare i voti, e subito vidi degli angeli che prendevano qualche cosa da ogni suora dentro un vaso d'oro, vaso che aveva la forma come di un incensiere. Dopo che ebbero terminata la raccolta da tutte le suore e posto il vaso sull'altro piatto della bilancia, questo immediatamente prevalse sul primo, sul quale era stata posta la spada. All'istante dall'incensiere si sprigionò una fiamma che raggiunse il bagliore della luce. Inaspettatamente udii una voce proveniente da quel bagliore: rimettete la spada al suo posto, l'offerta è maggiore. In quel momento Gesù ci diede la benedizione e tutto quello che avevo visto scomparve. Le suore avevano già cominciato ad accostarsi alla Santa Comunione. Quando anch'io mi comunicai, la mia anima fu inondata da una gioia così grande che non riesco proprio a descrivere. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore, Signore, il tuo amore.